Carlo Guccione, è pronta l'ASP di Cosenza a fronteggiare questa seconda ondata? Si sono persi mesi importanti, gli interventi che sono stati previsti non sono stati resi operativi, in particolare per quanto riguarda le USCA. Si era deciso di costituirne 11, con 4 medici e 4 infermieri, operativi dalle 8 di mattina fino alle 20, per monitorare i pazienti asintomatici che vengono disposti alle cure domiciliari e anche per fare i tamponi, ma ad oggi delle 11 USCA non ne funziona quasi nessuno e i medici complessivamente per tutte le USCA che sono stati assunti sono 4 e 3 infermieri. In questo modo non si è in grado di combattere i contagi dal coronavirus. Da questo punto di vista ho chiesto alla Bettelin o anche di effettuare i poteri sostitutivi perché vengono subito resi operativi assumendo per ogni USCA 4 medici e 4 infermieri per contrastare l'epidemia da coronavirus. Ecco, ancora una volta è la carenza di personale il problema, giusto? Sì, ma ci sono milioni di euro che devono essere utilizzati per il Covid che rimangono chiusi nelle casse della regione perché non vengono utilizzati. E questi potrebbero essere utilizzati per prendere a contratto i medici e gli infermieri e anche i OSS che servono per rendere operativa le USCA e così come anche gli altri interventi previsti per quanto riguarda il potenziamento degli ospedali e dei poliambulatori.